ben ritrovati miei cari lettori del Bigione a Barcaccio. Di cosa parliamo oggi? Ovviamente parliamo di Bologna e parliamo di modulo. Di modulo diamo dei consigli tecnico-tattici al Thiago Motta che si è appena insediato qua sul Bologna. Andiamo a fare un discorso a tutto tondo, ok? Con anche aiuto, ausilio della lavagna tattica qua dietro a noi. Permesso concesso? Grazie. Per cui state ben attenti a quello che dico, perché reciterò un 11 che secondo me Thiago Motta dovrebbe appunto mettere in campo da qui in avanti. Prima però di iniziare, e vanno fatte delle premesse, a Amrakman, miei cari mentori, iscrivetevi al canale, condividete e lasciate il mi piacino ai video dell'Usione a Barcaccio. Detto che, e questa è la prima premessa, io penso che uno dei diktat che hanno voluto i dirigenti per confermare e accettare appunto la candidatura del Thiago Motta nella stanza dei bottoni sia stata quella a lui di semi-imporre la rivitalizzazione di determinati patrimoni che la società ha speso negli anni su determinati calciatori, per cui di doverli mettere e rimettere al centro del progetto. Questo è un secondo me grande come una casa, ma secondo me all'interno appunto della stanza dei bottoni, quando si parlò con il Thiago Motta, gli furono dati dei tassativi che erano rivitalizzare giocatori come Musa Barro e Orsolini prima di tutto. Il primo ci è costato 19 milioni di euro, il secondo 15 milioni di euro. Questo è un qualcosa che si insinua prepotentemente nella mia testa. Ora, sappiamo tutti che Thiago Motta, difatti, guarda caso, al pronti via, 5 giorni dopo che lui è arrivato d'allenamento, schiera durante la partita contro l'Empoli, guarda caso, il 4-2-3-1, che era il modulo, l'EIFU modulo, di Mihajlovic, che dovette abbandonare perché si era reso conto giustamente di non avere gli uomini per farlo. E io spero e mi auguro che Thiago Motta gli sia bastata la partita contro l'Empoli, che guarda caso è la stessa partita un anno fa, più o meno sempre sul finire di settembre, che perdemmo in malo modo sempre con l'Empoli, che diede il là alla truppa Mihajlovic per cambiare quel modulo e passare alla difesa 3. Io spero, penso e credo che gli sia dovuta bastare una partita al Thiago Motta per rendersi conto del materiale umano, inteso come calciatori professionisti, che Thiago Motta ha a disposizione. Ok? Quindi, se da una parte ci può stare che Thiago Motta si sia dovuto rendere conto sulla propria pelle che determinati calciatori non ci si può fare affidamento, perché ormai noi lo sappiamo, perché le vediamo da sempre le partite del Bologna, sappiamo quanto valgono realisticamente Musa Barro, sappiamo quanto vale realisticamente Orsolini, probabilmente non valgono un quarto di quello che noi gli abbiamo pagati, anzi sicuramente. Detto questo, mi auguro che Thiago Motta dunque da qua riparti, smetta quello che la società vuole da lui in termini di rivitalizzare determinati calciatori in ottica calciomercato, perché così avranno più mercato e così ci saranno dei ritorni economici maggiori, perché Thiago Motta deve unicamente tenere a mente una cosa, che tra l'altro il suo lavoro passa da questo e la sua permanenza pure, anche se qua a Bologna ovviamente lo giudicheranno e gliel'avranno detto, su determinati altri fattori, non tanto sulla classifica, basti considerare quanto è rimasto Mihajlovic qua da noi, ma lasciamo stare. Thiago Motta deve essere onesto con se stesso, e voglio essere fiducioso che lo sarà, in primis con lui stesso e con Bologna città. Si renda conto di chi può e chi non può giocare e metta in campo la miglior formazione possibile. Ora, detto questo, bisogna scontrarsi anche con altri fattori. Lo stesso Torrisi, nostro ex giocatore, dice della difesa del Bologna testuali parole:
dice: negli ultimi tempi si sono avvicendati 3 collaboratori dello staff di Mihajlović e 2 di questi li conosco. O non sono stati messi nelle condizioni di lavorare, e qua è una frase che va interpretata, attenzione che la ripeto, o non sono stati messi nelle condizioni di lavorare, oppure la difesa è scarsa, non dà altre disamine, ed è molto grave la situazione, perché o è l'altra o è questa, e non so cosa sia delle due più grave. O la difesa è scarsa. Bene, chiuso capitolo Torisi, torniamo a noi. Thiago Motta deve guardare obiettivamente la rosa che ha, deve guardare anche il mercato che è stato fatto nell'ultima sessione, e fossi io in lui, che cosa farei? Avete fatto questo tipo di mercato? Benissimo! Io adesso cercherò di mettere in campo quei giocatori che voi avete acquistato e che secondo voi, visto che li avete acquistati, andate da sempre a dire sul mercato, non andiamo a acquistare tanto per acquistare, ma andiamo a acquistare se chi acquistiamo rappresenti un surplus per la squadra. Io fossi Thiago Motta vi direi: benissimo, mi avete acquistato Moro, Zirkzee, Cambiasso, il Cassius, io ve li metto in campo tutti. Ok? Perché voi per primi mi avete detto col mercato che avete fatto che questi sono il meglio che potevate acquistare e io ve li schiaffo in campo. Prendo altresì considerazione del fatto che non si può prescindere oggi come oggi, secondo me, dal continuare con la difesa 3, perché Medel è un valore aggiunto in quella posizione e l'abbiamo visto contro l'Empoli. Io per primo avevo detto: riportiamo Medel a centrocampo, ma io che sono una persona, e lo dico sempre, che sono, cerco di essere onesto intellettualmente, mi sono reso conto con una partita che Medel ha fatto giocare in difesa, quindi ho cambiato idea. Medel ha fatto giocare in difesa perché è lì che costituisce un plus per la squadra. E guardando il parco difensori non possiamo prescindere dalla difesa 3, perché questa squadra, seppur abbiamo dei laterali scarsissimi, non può prescindere dal giocare a 3 in difesa, non abbiamo gli uomini per fare altrimenti, tant'è vero che a suo tempo, se vi ricordate, io andavo a chiedere il cambio dal 4-2-3-1 al 3-5-2, perché secondo me questa squadra non poteva giocare in maniera diversa e non può. Quindi bisogna prendere atto degli uomini che si ha, cercare di mettere da parte gli uomini che sai che non potranno darti, valorizzi il mercato che questa società ha fatto, ok, così se la nave affonda sottolineeremo anche questi uomini dirigenti di mercato che vanno a fare dei mercati letteralmente da Pouvraz, va bene, ok, e cerchi di partorire quindi il modulo migliore, che adesso vi mostro. Secondo me, ve lo spiego, questo secondo me è quello che Thiago Motta dovrà fare. Allora partiamo dalla porta, ovviamente Skorups che è il miglior portiere che abbiamo, non stiamo neanche a questionare diversamente. La difesa si torna a 3, perno centrale sicuramente Medel, sulla sinistra fai giocare Lukumi, nuovo acquisto, dicono 2 anni fa era da Barcellona, lo mettiamo in campo. Posch, nuovo acquisto, l'abbiamo preso dall'Offenheim della Bundesliga, viceversa abbiamo Bonifazi, per carità di Dio, Somauro, mettiamo Posch, difesa 3, Lukumi, Medel e Posch. Sugli esterni, a destra ci mettiamo sicuramente Cassius, per il motivo che questo è un modulo che serve un giocatore che corra. De Silvestri sarebbe un cambio annunciato in tutte le partite. Bisogna mettere Cassius, allenarlo difensivamente, perché deve abbassarsi. Perché quando siamo in fase difensiva, questo modulo che si trasforma in un 5-3-1-2 e gli esterni, cambiasse Cassius, vanno ad abbassarsi. Dunque Cassius in fase difesa torna di non possesso, torna in difesa, in fase di possesso va in avanti. E dall'altra parte, contestualmente, non ci metti Lico Giannis per le stesse ragioni del De Silvestri, ma ci metti Cambiasso. L'hai voluto prendere? Ci speri, ci conti, lo fai giocare. Cambiasso, stessa cosa del Cassius dall'altra parte. A centrocampo smetti per il momento, oppure adesso lo diciamo, lo scouting che mi sembra che debba un attimo riflettere,
valorizzi il Dominguez, che secondo me è il nostro miglior centrocampista che abbiamo. Provi questo oggetto dell'UFO che abbiamo acquistato, il Nicola Moro, quasi annunciato come fiore all'occhiello del nostro mercato, e fai giocare questo carneade che abbiamo preso dalla Scozia, che almeno curriculum alla mano, i gol li sa fare. Perché noi abbisogniamo di gol, non so se ve ne siete mai resi conti, ma Dominguez più Scouten hanno fatto 160 presenze in Serie A e hanno segnato 4 reti, 2 a testa. Devono migliorare. Non si può continuare ad avere un centrocampo che non segni. Nell'ultimo anno Soriano 0 gol. Quindi metti Moro ad illuminare, come diceva Mihajlovic, a essere il nostro Brozovic, e ci metti come mezzali Dominguez e Ferguson. Poi niente vieta mettere al posto di Moro Scouten e mettere qui a questo lato qua magari Moro stesso, oppure puoi provare, che ne so, Lebischer. Ok, bene, quindi in attacco Zirkzee come seconda punta, che poi in fase di possesso va ad affiancare l'Arnautovic, e Arnautovic prima punta. Come vedete, a Dominguez gli si danno compiti in fase di possesso di andare a fare poi il trequartista, ok? Perché in fase di possesso questa diventa un 3-4-1-2, dove l'uno è Dominguez e dove i due sono Zirkzee e Arnautovic. Non so se è chiaro, ok? Ovviamente il centrocampo in fase di possesso diventerebbe Cambiasso, Ferguson, Moro e Cassius. Questo, secondo me, è il Bologna che deve scendere in campo e che doveva scendere in campo contro l'Empoli. Questo è un Bologna con una logica all'oggi, visto e considerato le premesse che abbiamo fatto prima. Se poi Zirkzee farà cagare, Moro farà cagare, Ferguson farà cagare, Cambiasso farà cagare, Lucumi farà cagare, Post farà cagare e Cassius farà cagare, noi sappiamo a chi rivolgerci per dare dei somari, non certamente in primis a Thiago Motta, ma ne va di conseguenza che a dei somari dovremo dare alla banda Sartori, Fenucci e Di Vaio, dei gran somari. Allora io dico, questo è il Bologna che deve scendere in campo. Questo qua, ok? Bene, miei cari vintori, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa disamina totale sulla situazione del Bologna. Qua sotto nel box commenti, attivate il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati con il gioco a calcio nei video, e noi ci sentiamo alle prossime. Chiacchiera da bar!